Ciao bimbi, oggi vorrei fare con voi un bellissimo pesciolino rosso, questo, guardate che carino. Ho scelto una carta rossa perché lo facciamo direttamente rosso. Le cose che volevo premettervi è che avremo bisogno sempre di un foglio quadrato e adesso vi faccio osservare un'altra cosa. Sapete che cos'è un quadrato? Un quadrato è un foglio dove i lati e gli angoli, quindi i lati, questi quattro lati e questi quattro angoli sono uguali. L'altra cosa buffa che voglio insegnarvi dopo aver fatto con voi un po' di origami sarà quella di farvi vedere man mano che faremo le pieghe nei diversi passaggi le varie figure che verranno fuori dai vari passaggi. È necessario proprio un foglio quadrato che sia anche preciso per permettere questa cosa. E verranno fuori delle figure buffe che sono in realtà delle figure geometriche e anche delle simmetrie, che vuol dire che praticamente la carta sarà piegata uguale da entrambe le parti. Ok, partiamo. Innanzitutto pieghiamo il nostro foglio formando la nostra prima diagonale. Questa ormai la conoscete molto bene. Questa è, riapriamo il foglio che ve la mostro in maniera più dettagliata, è proprio quella che taglia il foglio, vedete? Questa è la diagonale del foglio. E ne facciamo una anche nell'altro senso, così. Riapriamo il foglio. Guardate, adesso abbiamo formato quattro triangoli, 1, 2, 3, 4. A questo punto però dobbiamo pensare anche al nostro pesciolino. Quindi giriamo il foglio e portiamo ogni singolo angolo al centro. Questo è il punto al centro delle nostre diagonali, dove le nostre diagonali si incontrano. Quindi avremo un altro triangolo che forma due altri triangoli. E così per gli altri punti. Guardate la cosa buffa, da questi quattro triangoli, che in realtà poi sono otto, perché ogni triangolo ne contiene due, avremo formato un altro quadrato. A questo punto riapriamo il nostro foglio. E anche qui la cosa buffa sarà che avremo un quadrato all'interno dell'altro quadrato più grande, se fate caso. Giriamo il nostro foglio e portiamo questo punto, mettiamo il foglio così, e portiamo questo lato al centro, in questo modo, così. Rifacciamo la stessa cosa da questa parte, giriamo il foglio e lo portiamo sempre al centro. A questo punto la nostra figura in maniera buffa sarà diventata un rettangolo e questo rettangolo, guardate bene, forma due rettangoli più piccini. Riapriamo il nostro foglio. Ci mancano ancora questi due lati, questo e questo. Quindi torniamo a rigirare il nostro foglio, portiamo ancora una volta il lato al centro e allo stesso modo facciamo dall'altra parte. E otterremo un altro rettangolo che contiene altri due rettangoli più piccoli. Riapriamo ancora il nostro foglio. Qui avremo diverse figure, ma lascio a voi anche il provare a contarle, non ve le svelo adesso. Portiamo questi due, vedete, questi due quadratini che hanno questa piccola diagonale centrale, li dobbiamo portare così, in questo modo. Ve lo giro così forse lo vedete meglio. Uno da questa parte, uno da questa parte e vengono piegati così. Schiacciate sempre bene le pieghe quando siete sicuri di come le avete fatte, mi raccomando. Ok, e la stessa cosa facciamo da questa parte. Ecco, questo è, come potete vedere, un esempio di simmetria, perché questo lato è esattamente uguale a questo. Adesso dobbiamo formare la coda del nostro pesciolino.
farlo, giriamo il foglio in questo senso e portiamo questo lato in giù in questo modo. E lo stesso facciamo da questa parte. Dopodiché portiamo questo angolino, questa punta al centro. Così. E torniamo a schiacciare bene. Questo triangolino, vedete che si è formato, lo ribaltiamo in questo modo. E lo stesso, giusto per essere ancora una volta simmetrici, riportiamo questa punta in questo punto. La carta farà un po' più fatica a piegarsi perché logicamente ci sono più strati, ma non abbiate paura. Così. E questa puntina la riportiamo da questa parte e torniamo a schiacciare. Ecco fatto. Fatto ciò, non ci manca che la testina, vedete, questa è la coda. Allora, portiamo questa punta in basso, però fate attenzione, non fino al punto centrale qui, ma un pochino più su. Quindi questa verrà, ve lo metto così, forse si vede un pochino meglio. Vedete, qua c'è il centro, un pochino più in basso. Così. Poi al massimo avrà il musino un pochino più largo, un pochino più stretto, eh? Non cambia poi nulla. E lo stesso facciamo da questa parte. Ok, adesso non ci resta che girare il nostro pisciolino. Guardate che bello. Ma non finisce qua, perché io vi voglio raccontare una storia. C'era una volta un pezzo di mare, dove c'era già un delfino che nuotava, vedete? E questo delfino un giorno incontrò un pezzettino di foglio rosso e il foglietto guardava il pesciolino che nuotava, nuotava in mezzo al mare e si chiedeva come mai lui poteva farlo e invece il povero foglietto di carta galleggiava. E fu così che il pesciolino decise di spiegargli che il foglio avrebbe dovuto piegarsi, in modo tale che formando le proprie pieghe attraverso gli origami, quindi creando delle pieghe, passaggio dopo passaggio, sarebbe diventato un pesciolino rosso. E a questo punto il pesciolino rosso avrebbe giocato con lui. Ciao ciao bimbi!